Buongiorno a tutti, video dei prodotti terminati del mese, penso che sarà piuttosto breve perché ho solo 4 cose. Allora, questa in realtà penso... aiuto, Jessica Rabbit. Penso di averla finita già a giugno, ma mi sono dimenticata di recuperarla. E si tratta della crema mani linea Skin Blossom. Allora, vi lascio qua dietro gli ingredienti. La Skin Blossom è una linea... bio, naturale, che si trova su diversi siti. Questa in particolare mi è stata mandata, ve ne avevo già parlato di questa piccola collaborazione, mi è stata mandata da Silvia di The Coral Pink Shop, che tra le altre marche vende anche la Skin Blossom. Allora, cosa dire di questa crema? Mi è piaciuta parecchio, devo dire che è una crema mani un po' particolare. Allora, prima di tutto, tutti i prodotti della Skin Blossom, e lo dico perché mi è capitato di regalare per Natale dell'anno scorso una crema viso a mia nonna e mia zia, e ho notato che hanno questo profumo caratteristico. Anche la crema per il viso aveva un profumo simile a questo della crema mani. Si sente molto la presenza del... non so se sono proprio oli essenziali, perché qua vedo che in realtà non contiene molto olio essenziale, ha l'olio di fiore di geranio. Adesso non so cosa sia che dà questo profumo caratteristico un pochino forte, un po', non posso dire erbaceo, neanche proprio floreale. Non so se avete presente il profumo appunto dei petali schiacciati dei fiori, questo profumo un po' intenso e vegetale, che al momento può lasciare un po' spiazzati. Cioè, sto diventando... va bene, lasciamo stare. Comunque, una volta superato l'ostacolo del profumo, che a alcuni magari può non piacere, ma questa crema mi è piaciuta molto perché sulle mani assume una consistenza quasi acquosa, quindi scivola molto bene e si assorbe davvero alla velocità della luce. Ho voluto fare diverse prove, questa l'ho utilizzata un po' in inverno, quando faceva ancora freddo, e l'ho terminata in estate. È una crema che secondo me va bene in tutte le stagioni, ma io quasi quasi l'ho preferita d'estate perché l'ho trovata davvero leggera. E anche con applicazioni ripetute e sovrapposte non crea patina, si assorbe sempre bene. E quindi per questo mi è piaciuta molto. Questa quindi promossa. Poi, un prodotto che ho terminato e che non potrò mai più ricomprare, quindi questo è un messaggio subliminale, è questo gel anticellulite al caffè, super casereccio, prodotto dalla mia amica Ele, detta Ele Gigia, e che mi è piaciuto tantissimo, però è finito. Ele, mi senti? Spero di poterlo riavere prima o poi. Ha fatto davvero un ottimo lavoro, perché, vabbè, a parte il fatto dell'effetto anticellulite, io quello, vabbè, purtroppo non faccio una vita, cioè cerco di fare una vita sana, ma è più forte di me, quindi posso anche spalmarmi tutti gli anticellulite che voglio, ma se poi vado a mangiare i gofre con sopra il gelato e sotto la crema pasticcera, d'altra parte, quindi... Parlo della piacevolezza, diciamo, dell'applicazione di un gel del genere. È un gel davvero molto fresco, leggero, che si assorbe in fretta, e tra l'altro con un profumino di caffè delizioso. Quindi devo dire che questo prodotto mi è piaciuto molto. Sugli effetti anticellulite, insomma, diciamo che mi remo un po' contro. Quindi, un prodotto, tra l'altro dentro un pochino di acqua perché l'ho diluito fino allo svilimento, terminato shampoo doccia al gasol della Thea. Di questo penso di avervene parlato in altre occasioni, non lo so, io però quando si chiacchiera in rete questo lo consiglio sempre. Io l'ho utilizzato come shampoo e mi è piaciuto tantissimo, perché d'estate con il sudore, oppure in periodi di stress un po' più forte, mi capita di avere qualche scaglietta di forfora, niente di grave, però insomma cose un pochino fastidiose. Questo prodotto mi ha aiutato durante l'utilizzo a eliminare completamente il problema, perché è una crema a base di argilla gasol, ne contiene circa il 30%, e è davvero
molto efficace, ha un ottimo potere pulente, ma non è affatto aggressivo, quindi non sgrassa eccessivamente, non crea l'effetto rebound. Io per sicurezza comunque l'ho alternato con altri shampoo, però questo mi ha davvero davvero soddisfatta. Senza contare che è talmente delicato che io lo utilizzo anche, l'ho utilizzato anche per la pulizia del viso, quindi per struccarmi, cioè proprio visto che mi lavo i capelli a testa in giù nella vasca da bagno, mi capitava di lavare i capelli ancora da truccata, due dosi di questo bastavano a togliere tutto il trucco senza bruciare gli occhi, senza irritare, insomma è un prodotto multiuso che a me è piaciuto tantissimo. Ora non è più venduto in queste confezioni, la Thea ha cambiato le confezioni, le ha fatte in PET, no, non ne ho qui neanche una, in PET riciclato, molto più comode perché hanno il tappo a così, va bene, il caldo mi dà la testa. E sono in plastica, quindi visto che questo è ancora di vetro, il vetro è bello, il vetro è ecologico, però è molto scomodo. Pesa un sacco, se messo sul bordo della vasca, cioè io lascio tutto sul bordo della vasca perché non ho la doccia. Se malauguratamente mi dovesse cadere uno di questi, mi uccido perché o si rompe lui o si rompe il pavimento. Quindi sono contenta che la Thea abbia deciso di cambiare le confezioni anche perché ha aumentato le dosi, quindi se questo, intanto vi lascio anche l'inci se si vede ancora, se questo ha una confezione da 200 ml, quelli nuovi sono da, aiuto, ci vedete qualcosa? Da 250, quindi anche più comodi e più durevoli. L'ultimo prodotto di cui vi parlo è un altro dei miei prodotti super preferiti di sempre. Non ve ne parlo ogni volta perché spesso butto via la confezione senza ricordarmi di metterla nel mio sacchetto delle cose da recensire. E sono le salviettine detergenti rinfrescanti con estratto di calendula e mandorle dolci della Mando Enfant, Linea Enfant. Allora, sono queste qua. Sono 72 salviettine, io le ho pagate 6 euro. Vi lascio lì. Dietro c'è un altro 6,10 euro, insomma, più o meno gli ingredienti che sono qui sopra. Allora, l'Amand non è una linea totalmente bio e totalmente naturale, però in ogni caso queste salviettine sono meglio di molte altre che si comprano al supermercato. Senza contare che a me piacciono tantissimo, tantissimo, ve ne avrò parlato davvero fino allo sfinimento in passato. Sono belle grandi, abbastanza spesse, morbide. Hanno un profumo buonissimo, se si sente ancora, sì, non è il classico profumo talcato per bambini, ma anche una. Adesso noto che c'è del dimeticone all'ultimo posto dell'inci, come avete potuto fare una cosa del genere? Comunque, continuerò a usarle perché mi piacciono un sacco. Dicevo, il profumo un po' talcato, ma hanno anche un fondo leggermente agrumatino, quindi non il classico talco per bambini. Sono delicate, ottime per rinfrescarsi, ma non solo, io le uso proprio per struccarmi la sera se non ho voglia di utilizzare tutti i miei prodotti per la detersione. Quindi io le consiglio, le straconsiglio, le iperconsiglio. E basta, questo è tutto, questi sono i miei prodotti terminati per il mese di luglio. Me ne vado perché sto colando, un caso terribile, e ci vediamo il mese prossimo. Ciao ciao!